arriva da un pareggio 1-1, l'altra da una sconfitta di misura. Questa è la E femminile, questa è Torres Oristano. Una buona visione da Peppe Di Giovanni. Travestite da Stati Uniti e Inghilterra, si affrontano le due ragazze di Torres e Oristano. Subito un fallo in mezzo al campo con il calcio di punizione per gli Stati Uniti, o meglio per la Torres. Pallone recuperato in mezzo al campo con White che cerca Perez, Walsh, Stokes, ancora per Walsh, insiste Nobbs, Perez prova a farla passare, alla fine Lloyd, Rapinoe, Sorbron e poi Hoara sulla fascia destra. Hoara con calma cerca Hertz, Dolkemper, Lloyd manovra con calma la formazione della Torres. Rapinoe si è aperto uno spazio a sinistra, prende il fondo Rapinoe, si ferma, rientra, scarico Lloyd, tacco McDonald, McDonald ribattuto McDonald tre volte, la terza è quella buona. McDonald, il vantaggio della Torres, 1-0 all'ottavo. Primo tiro, rimpallo del difensore, secondo tiro parato, il terzo praticamente a porta spalancata col portiere per terra, è quello dell'1-0. E subito deve reagire l'Oristano con Nobbs che cerca White. Apertura per Mead. Questo derby sardo, Soperbron, interviene Dolkemper, Hoara. Parte Hoara da terzino, pettina il pallone, Heath, gran possesso palla da parte della Torres. Heath cerca Morgan, un'istituzione Morgan, McDonald, si è mossa Morgan, McDonald cerca Lloyd, Scott interviene, Perez, ancora Scott, esce l'Oristano con Nobbs, White, poi contrasto in mezzo al campo con il recupero difensivo, alla fine Rapinoe, Hertz, Scott, Stokes, Scott, Houghton, Walsh, Bronze, prende il fondo, viene chiuso da Rapinoe, porta palla, cercato McDonald, Lloyd, può andare Hertz, ancora Lloyd in aria, Lloyd è già 2-0 al 19esimo. Lloyd innescata da un ottimo filtrante, non può sbagliare davanti al portiere, 2-0. Pesante il passivo dopo neanche 20 minuti di gioco per l'Oristano. Mid per Stokes, grandissima iniziativa la E femminile che si affianca agli altri progetti come Io gioco a casa, come la I Serie D in corso di svolgimento con round 2. Hertz la porta, ancora Hertz, Morgan, McDonald può aprire a sinistra, lo fa dove c'è Rapinoe che prende la corsia, Rapinoe in aria, Rapinoe pettina il pallone, Rapinoe rientra, vuole un passaggio troppo telefonato su Telford, Scott, Nobbs, Perez, 25esimo, ancora Perez, apre per Bronze, cerca Perez che si ferma, ancora Nobbs dentro per White, anticipata Nobbs, insiste Hoara, recupero di Hertz, Heath, Morgan incontro, qualità tutta mancino per Morgan, Heath di ritorno per Morgan, quasi in zona tiro, scucchiaia dentro, anticipata Heath, Stokes, Hit, ora sbaglia Lloyd, Mead cerca Nobbs, ancora Lloyd, Hertz, McDonald pettina il pallone, Hit riceve bene, Hit insiste, Hertz, Lloyd, buono il lavoro, Morgan cerca ancora Lloyd, Bronze e poi Walsh, Scott, Rapinoe, Hertz, Morgan, Lloyd, prova ad andarsene, alla fine Walsh, Mead, White, Nobbs,
Mid. Vuole andare chiusa da mid. Chiusa da Oara, perdone, mid. 35esimo, 2-0 per la Torres sull'Oristano. I gol di McDonald e Lloyd. Eccole le due che duettano ancora, McDonald e Lloyd. Super doppio scambio e McDonald mastica il pallone del 3-0. Grandissimo duetto. Bright, Bronze. Non si è mai visto l'Oristano dalle parti della Torres. Paris. Scott. 39. Nox. Bright. Avanza. Tutto chiuso con due linee serrate. La Torres. White. Al limite. Sbaglia il tocco. Rapinoe. Lloyd. Morgan. Insiste. McDonald. Lloyd. Quasi al limite. Ancora Lloyd. Rapinoe. In aria, Rapinoe, cross, colpo di testa a mettere fuori. Hit. Scott. Nops. White. Dunn. Rapinoe. Lloyd. Morgan. Cerca di andarsene, chiuso. Hertz. Morgan. McDonald. C'è Morgan in aria. Morgan si ferma. Rimette il pallone al centro. Chiuso. Walsh. Scott Knops. Secondo minuto di recupero del primo tempo. Un po' scoperta la Torres, che però se la cava con i difensori. Vediamo se l'arbitro fischia. Sì, non consente alla Torres di terminare l'azione. Finisce il primo tempo. Nessun tiro verso la porta da parte dell'Oristano. Avete visto in grafica il 4-4-2 della Torres. Io ringrazio i nostri sponsor come sempre: Italgreen, Macron, Italtelo, Doxer, Unione Stampa Sportiva Italiana, Corriere dello Sport, Tutto Sport, Radio Kiss Kiss. Manovra il pallone la formazione inglese, guidata ovviamente dall'Oristano. Walsh prova a passare, non ce la fa. Hertz, McDonald, Morgan. Hertz, Morgan, Hertz ancora, farla passare, non ci riesce. Nops, Mid, cerca Nops, che partita. White, molto bene, stop, non passa. Settimo minuto nel secondo tempo, e 2-0 per la Torres. E qui innesca Morgan. Morgan pettina il pallone. Apre per Hit in aria. Hit fuori. Hertz. Buono lo stop. Hertz dentro per Rapinoe. Rapinoe passa. Rapinoe non calcia. Rapinoe buona la sua giocata. Rapinoe insiste ancora. Non calcia più. Alla fine Walsh. Mid. Scott. Ha trovato le misure difensivamente. L'Oristano che soffre meno rispetto ai terribili primi 20 minuti. Ma davanti. Non ha fatto vedere praticamente nulla la formazione dell'Oristano. Con la Torres che sta gestendo la partita con eccezionale qualità. Altro pallone gestito dalla Torres. Area di rigore, Hertz. Morgan! Calcio d'angolo per la Torres. Quando siamo vicini all'ora di gioco è partito il cross. Palla messa fuori. Hertz. Dolkemper cerca ancora Hertz. Morgan, buona la sua giocata. Morgan per il sinistro. L'uscita del portiere, non c'è fuori gioco. Bright, Stokes, Scott, Knops, White, McDonald, anticipato Walsh, Scott. White. Ancora White, prova a passare. Hertz per Morgan. Poi Houghton in uscita. Scott. Knops. Cerca White, non la trova. Lloyd. Rapinoe.
Walsh, Scott, Knops, Hertz, Morgan, non passa. 67, un quarto di partita restante. Prova la formazione dell'Oristano, ma si chiude sempre alla grande la Torres, che legge le linee di passaggio. Dunn, Lloyd, Hertz, Morgan, Perris, il recupero difensivo, Walsh, Knops, Heat, ancora per Morgan, McDonald, buono il primo controllo orientato, poi un trick di troppo, alla fine Walsh le soffia il pallone, Scott per Knops, ancora Scott. Succede poco in questo secondo tempo, vediamo però qui l'assalto della formazione loristano. Bronze in aria, Bronze, una finta, Bronze in rimpallo, White ancora in aria, fuori gioco, di dietro. Si lamenta White con il direttore di gara, non vuole sapere però. Nelle proteste di White, l'arbitro Scott recupera in mezzo al campo, cerca Knops. Finta, non passa. Difesa perfetta della Torres fino a questo momento, non ha mai tirato in porta l'Oristano. Scott, chiuso. Hertz, Heat, Morgan, Heat. Partita Morgan, buono lo stop, Morgan apre tutto, Heat. Morgan, passa, Heat. Vediamo se crossa, no, Hoara indietro, ultimi 11 minuti, Hertz. Pettina il pallone, Morgan! La tocca il portiere, ma è troppo angolato il destro di Morgan, una leggenda, 3-0. Ci voleva la sua firma per completare il puzzle costruito dalla Torres quest'oggi. McDonald, Lloyd e Morgan per il 3-0. Rapinoe, Perris, Walsh, Scott. E adesso partita in cassaforte per la Torres. Rapinoe, Lloyd, Hertz, Fuora, ancora Hertz, con spazio, idea, Heat. Heat arresta la sua corsa, palla fuori, Mid, Knops, ancora Mid, insiste, Mid accelera, Mid che ferma la sua corsa, White, Rapinoe, Morgan, stop, tacco, non passa, Houghton, ancora Houghton, Scott, 87, Mid, Stokes. Come vi dicevo, è, diciamo un Oristano che con l'andare della partita ha anche cominciato a difendere abbastanza bene. La qualità della Torres davanti, ma soprattutto la solidità dietro, ha deciso la partita. Raramente ricordo una partita così ben giocata in fase difensiva in assoluto in tutti i nostri tornei Lega Nazionale Dilettanti. Morgan scucchiaia per McDonald, che è in netto fuorigioco. Infatti viene fischiato l'allarme. Due di recupero, Houghton rischia sulla pressione di McDonald. Walsh mezzo al campo, Perris a ricevere, Perris stop orientato, Walsh non la fa passare, Perris, poi Walsh finisce la partita, finisce 3-0 per la Torres, McDonald, Lloyd e l'infinita Morgan chiude la gara alla Torres, che è a 4 punti in 2 partite. Grazie da Peppe Di Giovanni, alla prossima.